Ben ritrovati con Interconnection, un'interconnection non condotta da Famous Marra ma da me in questo caso, quindi ritorno molto volentieri a dividere questo format con Lorenzo Macri, E sei la benvenuta, Anna. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Luca Mastrangelo, Gianmarco Piacentini, Buongiorno a tutti. Sì, mi sembrano un po' giù di buon giù di morale. morale Fabio Valenti, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, l'umore non è ancora dei migliori, sono passati un po' di giorni, chiaramente è il primo Interconnection dopo il derby che l'Inter ha perso, dopo un filotto di 6 vittorie, questo va ricordato chiaramente, una sconfitta che non in tanti nerazzurri si aspettavano. Vi chiedo subito un commento, cosa non è andato? Perché poi chiaramente andando ad analizzare il periodo dell'Inter, qualche crepa c'era già forse. Che da qui, insomma, leggere questo risultato. C'era già Anna, però la prestazione di Manchester ci aveva fatto ben sperare, perché dopo la brutta prestazione contro il Monza, l'Inter si era ripresa più che, diciamo, a livello fisico, è stata molto, molto adeguata per la partita che ha fatto in Inghilterra e quindi si è ripresa molto bene. Bisogna interrogarsi sulla differenza di prestazione che c'è stata tra Monza, City e Milan, nel senso che è tutto un scendi, sali, scendi. Una cosa che lo stesso allenatore dell'Inter preoccupa, perché ha detto chiaramente che l'attitudine dei giocatori non gli è piaciuta. Secondo me poteva fare delle scelte diverse per il derby, erano scelte molto difficili, ma le avevamo commentate anche prima del derby ed erano possibili. Mkhitaryan quest'anno si è detto e si è visto più volte, è in difficoltà fisicamente. Lautaro Martinez fa fatica a fare gol, però sono partite che come fai ad andare a quel tipo di giocatore Sì, lì di non rivediamo gioco? anche la formazione, dato che stavi citando i singoli, Non. che appunto è scesa in campo contro il Milan. Sulla carta era anche la migliore possibile, sulla carta. Sulla carta, ma non per il momento, Non per il momento perché fisico. per Mkhitaryan comunque l'abbiamo detto da subito, quest'anno non ha iniziato ai ritmi a cui ci aveva abituato. Lautaro Martinez sta facendo fatica, l'ha messo lui stesso dopo il derby. Io credo che al di là dell'aspetto tattico, perché tatticamente poi sono stati fatti complimenti a Fonseca, che è vero, ha cambiato qualcosa, ha messo le due punte ed è stato detto che è stato incartato Simone Inzaghi. Io non l'ho vista più così, ho visto più un Inter sottotono a livello fisico. Infatti bisogna interrogarsi sulla preparazione dell'Inter, del ritiro, perché io vedo un Inter rispetto all'anno scorso, dove le prime 5 partite le aveva vinte tutte, vedo un Inter che va a un ritmo diverso rispetto a come aveva iniziato. Quindi, secondo me, al di là dell'aspetto tattico, c'è un problema fisico. E le scelte che poteva fare Simone Inzaghi sicuramente potevano essere diverse, ma mi astengo dal dire che Che sia colpa le solo responsabilità siano dell'allenatore, perché di Simone comunque Inzaghi. ha mandato in campo i migliori, si aspettava qualcosa di diverso a livello fisico, non è arrivato, abbiamo perso meritatamente il derby e adesso vediamo di cambiare marcia, cambiare ritmo. Luca, un problema soprattutto fisico, qualcosa nelle motivazioni, perché appunto il Milan arrivava da una sconfitta pesante in casa contro il Liverpool, l'Inter invece era rinfrancata comunque dal buon pareggio a Manchester contro il City, quindi anche a livello di motivazioni sembrava improbabile, insomma, tra le due vedere un Milan così carico, un Inter che è sembrata scarica soprattutto nel secondo tempo. Allora, guarda, partiamo dal presupposto che anche se si è più forti, come penso che l'Inter sia del Milan, delle volte può succedere di perdere un derby, anche se non si vuole mai perdere un derby, dopo averne persi 6 consecutivi, purtroppo è una cosa che può accadere. A me le cose che sono dispiaciute di più e che mi hanno fatto un po' arrabbiare sono state l'atteggiamento e l'ingresso in campo nel secondo tempo, perché l'Inter è maestra nell'approcciare bene la partita. E io ti posso anche concedere che una volta ogni tanto tu sbagli l'approccio alla partita, come è successo nel derby, ma nel momento in cui tu vai in svantaggio e la rimedi, non ammetto che mi sbagli anche l'approccio al secondo tempo, perché insomma eri riuscito a rimetterla in piedi e quindi già l'Inter nel secondo tempo dopo 3 minuti poteva prendere gol, quindi era entrata di nuovo in campo male. Un'altra cosa che secondo me ha sbagliato l'Inter, il peccato originale dell'Inter
è anche non aver portato a casa un pareggio, perché delle volte anche un pareggio, non sto dicendo che ci si deve accontentare, ma mancavano tre minuti, un po' di attenzione in più, portare a casa un pareggio dopo sei vittorie avrebbe dato il punticino alla classifica, che comunque schifo non si fa, non fa in una certa situazione, comunque dove non meritavamo assolutamente di vincere, ma neanche di pareggiare, quindi il punticino sarebbe stato d'oro e in più ci avrebbe fatto passare una settimana completamente diversa, sia a noi tifosi che alla squadra, che adesso giustamente si è presa anche qualche critica. Poi, come dice anche Lorenzo, purtroppo la condizione fisica è quella che è, soprattutto da parte di alcuni giocatori determinanti, quindi... Ma alla luce di questo è sempre brutto parlare col senno di poi, però nelle scelte poteva fare qualcosa di diverso l'allenatore, di fronte a una partita così di cartello, perché non è facile dire a Lautaro Martinez non giochi il derby, non parti titolare il derby. È difficile che io contesti l'allenatore, e nel turnover che ha fatto a Monza massiccio io l'ho difeso, perché secondo me in quella partita andavano provate certe cose. Le sostituzioni fatte nel derby non le ho capite, però insomma può capitare nella vita di non essere in sintonia per una volta con l'allenatore. Io Marco, anche perché poi, tra l'altro, a proposito di turnover, c'è chi ha discusso anche il fatto che venga detto sempre tanto l'Inter ha due squadre, però quando mancano soprattutto in mezzo al campo i tre titolari o cambi troppo e ti entra Slani e Frattesi insieme, il risultato non è lo stesso. Alla fine con tutto... non so, l'amore ad esempio nel tuo caso per Aslani, so, ma qualche critica anche il ragazzo pur giovane in una situazione del genere l'ha ricevuta. Sì, allora io non ho capito né la formazione iniziale di Simone Inzaghi né alcune sostituzioni. Siamo tutti per Simone Inzaghi, lo stimiamo tutti tantissimo, però ogni tanto ci sta che possiamo avere una disquisire insomma su queste, cioè, queste tematiche. Allora, prima cosa, Mkhitaryan si sa che è giù e noi tutti lo stimiamo. A quel punto abbiamo Zielinski, metti Zielinski al posto di Mkhitaryan, ma dal primo minuto sto parlando. Pavard è in questo momento imbarazzante come forma, cioè guarda il gol di Pulisic, cosa hanno fatto sia Mkhitaryan che Pavard, è una cosa imbarazzante, sembrava l'oratorio, quello che è più bravo a giocare a calcio che prende la palla da metà campo e entra in porta, cioè veramente imbarazzante prendere un gol così. E quindi io avrei fatto giocare al posto di Pavard Bissek dal primo minuto, perché è in formissima, perché è un ragazzo con tanto talento e tanta personalità. Caso Slani, io stimo quel ragazzo lì, ma ha 22 anni. Per prendere le redini di una grande società come l'Inter, che ricopre un posto apicale nel mondo come squadra, cioè dentro le senz'altro le 6-7 squadre più forti del mondo, ci vuole esperienza. Çalhanoğlu questa esperienza ce l'ha, e ricordiamoci che è esploso Çalhanoğlu quel ruolo lì da poco, quando aveva già maturato tantissima esperienza. Guardate tutti i registi delle più grandi squadre quanti anni hanno. Non si può pretendere che Aslani a 22 anni prenda le redini dell'Inter. Si può pretendere che inizi a giocare, inizi a prendere minuti, inizi a prendere personalità, a prendere un po' di dimestichezza in quel ruolo, ma non si può affidare a lui in questo momento. Anzi, Zielinski, quando è entrato al posto di Çalhanoğlu l'altra volta col Monza, mi sembra ha fatto una bellissima figura. Detto ciò, io Çalhanoğlu non l'avrei mai tolto, neanche Barella. Cioè, siamo davanti sempre al solito problema. Se tu vieni ammonito, sembra che c'hai la croce in bocca. Un problema fisico. Barella è l'unico che secondo me... l'unico che posso capire, perché c'aveva un problema fisico. Infatti, purtroppo adesso... Però Çalhanoğlu, sono d'accordo con stavo te. Dicendo già togli Mkhitaryan, stavo dicendo questo. Quando abbiamo visto che Barella usciva siamo rimasti tutti male, poi abbiamo appreso che in verità si è fatto male, quindi... però io cioè, questi due non li toglierei mai. Poi mi dici di Frattesi, mi dici è tutta gente che sta a giocare a pallone, però diamo un attimo una valenza. O vuoi parlare tu? Perché volevo chiudere il discorso con una cosa importante. Io volevo intervenire su una cosa che hai detto tu, interessante. Sì, facciamo una carrellata. Poi dopo dico perché, per lo stato di forma, però, perché sennò non si capisce. Io non sono d'accordo con te quando hai detto della formazione iniziale. Anch'io. Secondo me la formazione iniziale è giusta. Concordo. Vuoi essere che anche Inzaghi ha voluto puntare sulla sua squadra titolare dell'anno scorso?
quella che gli ha dato fiducia nel derby. Ma non sono in forma. Pavard è imbarazzante, Mkhitaryan anche, eppure sono fortissimi come giocatori. No, no, il problema è che io prima di forma. Questa gliel'avrei data anche io prima, certo, di... Ma sai perché ti dico che sono d'accordo con Gianmarco sul fatto che è sbagliata la formazione iniziale? Sul perché lui l'aveva già schematizzata la settimana. Gioca Bissek e gioca Zielinski, e il derby gioca Pavard e gioca Mkhitaryan. Poca flessibilità, vuol è dire. Quello, se tu schematizzi la settimana, bravo, e non guardi la, la forma fisica, secondo me avrai sempre dei limiti. Poi Inzaghi ci ha dimostrato a tutti di essere un grande allenatore. Certo. Ma questa quindi è stata... Quindi lo lasci fuori City e Milan, tutte e due. Ci ma può no, stare, no. Però poi dopo lo spogliatoio. Ma l'hai visto Pavard? Comincia a essere frizzantino. Ma l'hai visto Pavard? Sì. L'hai visto Mkhitaryan? Sì, col senno di poi. Ci l'hai può visto stare. Lo stesso Lautaro Martinez? Guarda, io non ti dico, ti voglio fare una provocazione. Io non ti dico soltanto Pavard e Mkhitaryan, ma ti dico anche Lautaro Martinez. Sono d'accordo. E ti aggiungo ma Taremi. Secondo te, perché lo spogliatoio dell'Inter fino adesso è sempre stato tranquillo, non ci sono mai stati casini, perché ha sempre fatto così. Siamo d'accordo. Nel momento in cui lui smette di fare così, poi cominciano ad essere frizzantini, Çalhanoğlu, Pavard, Lautaro. Già uscito Çalhanoğlu, una bella faccia. Hai visto che faccia che aveva? L'ho anticipato, hai visto Luca, che faccia aveva, sono scelte difficili. Sono scelte difficili dove vai a scontrarti con un intero spogliatoio, ma per il bene dell'Inter devi avere la personalità dopo 3-4 anni, ecco il quarto anno di Simone, il terzo anno, devi avere la personalità di poter... Ti ricordi quell'anno? Perché te lo sei guadagnato, ti ricordi sul... Lorenzo quell'anno? Col tempo e con l'esperienza, sì, è vero, la possibilità di fare queste era scelte all'inizio. Non sei al primo anno, Luca, va bene, però ti ricordi quando abbiamo fatto quella partenza dove perdevamo tante volte, che toglieva un sacco di volte bastoni, poi bastoni a Udine quando lo toglie, certo, va in panchina e è lì che bim bum bam bim. Ci sono certi giocatori che per tenere lo spogliatoio unito, non dico che devi farli giocare per con forza, te, ma bisogna andarci sono con d'accordo i con te, ma vuoi negare il fatto che la settimana di Monza, Manchester City e Inter e Milan era già schematizzata? Sì, si è vista nelle scelte. Cioè Monza e City non sono state utilizzate per capire la condizione. Però non Udine, ti dico tre ma cose diverse. Udine ti farei giocare Bissek adesso, perché a Pavard gli ho dato due di possibilità. Non lo posso segare dopo la prima, ma dopo la seconda. Ma non è che dato segare. Anche segare per modo di dire. Non lo posso... non posso fargli fare la panchina al ragazzino dopo una, dopo due sì. Sì, dopo però, due sì. Però ascolta, non è questione di uno e due. Io parto dal principio che ha esposto adesso Lorenzo, il bene dell'Inter. Ora, se vedi dei giocatori che non sono in forma, e qui mi attacco a un discorso un po' strano, ma secondo me molto, molto importante. Allora, noi abbiamo giocato col City, ok? Non facciamo discorsi e prendiamo alibi di ma abbiamo avuto un giorno in meno del Milan. Questi lo fanno quelli che sono i perdenti. Noi non lo facciamo, perché un giorno non conta niente. Vi faccio un altro discorso. Noi abbiamo giocato col City e abbiamo fatto una prestazione, specialmente nel secondo tempo, attenzione, se eravamo molli, flosci, prevedibili di tutto, ok? Poi ho guardato attentamente Atalanta-Como, che non è stata giocata lunedì per il discorso della pioggia, addirittura martedì, quindi pensate quanti giorni di riposo hanno avuto in più. Eppure ho visto un Atalanta prevedibile, molle e floscia. Questo perché ve lo sto dicendo? Perché dobbiamo iniziare a capire che giocare con certe squadre, tipo il City e l'Arsenal, come ha fatto l'Atalanta, è vera... Voi direte, ma il Milan ha giocato con Liverpool? Sì, ma ne ha presi tre. Ora, mettere tutta quell'attenzione, quella dedizione alla partita, ti porta via tantissime energie mentali, non fisiche, mentali, che poi paghi. Ma vi ricordate l'anno scorso, quando giocavamo con le grandi squadre, la giornata successiva era sempre deludente. Quindi dobbiamo iniziare a capire che sia un discorso fisico, quindi zero ardore agonistico nel secondo tempo, vi dicendo, ma anche mentale. Dobbiamo lui, Simone Inzaghi, col suo staff tecnico e i giocatori devono capire di gestire questo fattore, perché è importante questo fattore. Io devo andare per qualche istante pubblicità, poi Fabio riparto da te, perché ti pongo un quesito che in queste ore sicuramente Simone Inzaghi sta ponendo sulla formazione contro l'Udinese. A tra poco. Le scelte di Inzaghi, Fabio, perché sono queste un po' la discussione in merito al derby, ma è la discussione che ora si riproporrà, perché chiaramente a Udine
e non solo a Udine per le prossime tre partite, verosimilmente fino alla sosta, Inzaghi dovrà fare meno di Barella, cosa che non gli è praticamente mai successa, esatto. Perché lo storico, insomma, dal punto di vista fisico di Barella è molto positivo, quindi un piccolo acciacco dopo tante partite ci può stare, però adesso sarà costretto, prendiamola insomma tra virgolette, a dover dare fiducia a qualcuno. Con questo qualcuno dovrebbe essere Frattesi, almeno a livello di ruolo naturale. Bisogna vedere se vuole dare la priorità al campionato o alla Champions. Dalle scelte che farà sabato potremo capire chi le avrà Inzaghi. Secondo me punterà un centrocampo con un cambio solo, a questo punto dettato dall'infortunio di Barella. Secondo me punterà ancora a Mkhitaryan che Çalhanoğlu e farà giocare Zielinski con la partita con lo Stella Rossa, mio punto di vista. Mentre per quanto riguarda la fase in attacco, magari una coppiata a Taremi con Lautaro ci potrà stare. Non so, come diceva prima Gianmarco, di dare al essere grato ai giocatori. Sì, sicuramente Inzaghi è un mister che ci tiene molto, come dicevamo prima, al gruppo, alla squadra. Quindi cambiare troppo forse non è nel suo DNA. Mi ha ricordato il cambio che aveva fatto al derby perso dello scudetto, quel famoso, che cambiò partita dominata comunque dall'Inter, e per quel discorso dei gialli. Non vorrei che si fosse un attimino spaventato di poterla perderla, e quando ti spaventi di perdere una partita, poi alla fine la perdi. L'hai persa per cosa? Per un cambio anche di bastone, secondo me è stato sbagliato il cambio di bastoni con... Però sì, io non vorrei ridurla, Fabio, io non vorrei ridurla al fatto che l'hai persa per i cambi, perché non l'hai persa per i cambi questa partita l'hai persa da come sei entrato il secondo tempo, eri stanco fisicamente, il Milan... Tu prima hai parlato, potevamo pareggiarla. Sì, potevamo pareggiarla perché si sono mangiati 4 gol. Potevi anche vincerla, scusami. Davanti. Ma che vincerla, dai, hai dominato, Fabio. Ma sì, l'hai vista la partita? Qualche occasione l'hai avuta. Ha fatto tre occasioni nitide. Loro arrivavano davanti alla porta, in area, arrivavano a calciare. Arrivavano perché? Perché tu eri volevi andare a vincere la partita e quindi partivano in contropiede? No, però... No, sì. Scusate, no, però voglio dire una cosa. Assolutamente. Però noi facevamo un gioco avvolgente... Lì li tenevamo, esatto, lì inconsistente, molli e flosci. Il Milan quando ripartiva ha fatto 3-4 ripartenze, 3 contro 2, addirittura 1-2 contro 1, esatto. Che non erano, poi per fortuna Okafor ai piedi che ha e Abraham ai piedi che ha, uno l'ha tirata fuori, uno l'ha tirata ai popolari. Se no potevamo prendere anche di più. Ma non gol. Però non ci hanno messo là, non ci hanno dominato. Non ci hanno dominato, però. Sì, ma scusa, tempo, sì. Ti hanno dominato. Cosa, tempo, loro ti loro hanno dominato, erano, volavano. Nessuno ha detto una cosa. Dobbiamo allora, essere onesti. Ma sei qua apposta per dirla tu. È vero che l'approccio è stato completamente sbagliato, magari non era la nostra Inter. Ma non è che l'approccio è stato anche sbagliato dal fatto che bisogna darne atto, sì, Fonseca, certo. Tu hai detto che non ci ha incartato, io invece sono convinto, esatto, che con quella mossa che lui ha fatto lì, con quei 4 davanti, noi non riuscivamo a costruire l'azione come facevamo di solito, Bravo. Perché Bastoni e Çalhanoğlu avevano sempre quei 4 davanti. Ti spiego perché. Secondo me ci ha innervosito. Secondo me invece lui è stato bravo, ci ha innervosito. Se mi dai la possibilità di spiegarti il perché. Perché il City è una squadra che è venuta a pressarti allo con 4 giocatori, ti venivano sulle porte. Io quella linea di fai parlare, mi fai discutere. Quella linea che vedevo nel Milan non la vedevo nel City. Ti venivano a pressare nello stesso identico modo che ti veniva a pressare il Milan. Il problema è che con il City eri gasato, volevi giocare e uscivi molto bene dal pressing. Col Milan hai la pancia piena perché hai vinto 6 derby e perché giochi un pochino più tranquillo. Ma quella linea che si vedeva benissimo dalla televisione del Milan a 4 non la vedevi col Non sono d'accordo. Non la vedevi. Anzi, Fonseca è passato sicuramente dalla parte di chi ha fatto le scelte giuste, ma con l'Inter, con la capacità di palleggio che ha l'Inter, glielo diamo e ci mancherebbe. Secondo me però con l'Inter, con la capacità di possesso che ha, soprattutto nella costruzione dal basso, se tu gli vai a pressare con 4 giocatori più un centrocampista offensivo, rischi di prenderle imbarcate. La verità è che, come diceva Gianmarco, eravamo prevedibili, lenti e mosci. E motivo me... per cui la scelta di Fonseca è stata corretta, ma con un Inter come contro il Manchester City, se vieni a giocare con 4 punte rischi di prendere 4 gol. Può essere, però secondo me lui è stato bravo perché con quell'atteggiamento ci ha innervosito parecchio ed ha azzeccato le scelte.
però bisogna anche contestualizzare il fatto che l'Inter fisicamente, atleticamente, oggi è in difficoltà. Eravamo assieme allo stadio, sì, l'abbiamo vista la partita. Le azioni del Milan, come diceva Gianmarco, sono tante ripartenze. Ripeto, non ci ha messo lì, non ci ha schiacciato lì. No, il possesso palla chiaramente è più a favore dell'Inter, lo vediamo, esatto, anche nelle statistiche della Inter, partita, il 57% possesso palla. Chitaka, limite dell'area, sì, faceva girare la palla. Magari Dumfries qualche volta poteva... Ma magari il Milan è quello che voleva. Voi lo sapete, magari che era quello che voleva il Milan. Era giocatori veloci. Comunque, voi lo sapete. Fabio, lento. Tu lo sai che l'Inter è la decima, undicesima squadra per distanza fatta e corsa in campo? È un dato. L'Empoli è primo, infatti ha 9 punti. Ma cioè, l'Inter è la squadra più vecchia di media. Bisogna vedere anche come corre. Come corre, cioè, d'accordo. Noi abbiamo molto di più la palla tra i piedi, quindi non c'è bisogno. Io penso, siamo che d'accordo, l'Empoli faccia meno possesso, no, palla, vabbè, meno di chitarra. Farà anche più lanci lunghi, ma l'Empoli. Allora, ragazzi, però, cioè, io prima dicevo... che ci sia un problema fisico. Certo, dai. Però io ho fatto un discorso prima sullo stress mentale che abbiamo subito, sia noi che l'Atalanta, molto probabilmente Liverpool... Col Milan è andato a nozze con tre pere che gli ha dato, il Milan ha subito meno questo stress psicologico, credo, penso, non so, magari non è così. Però io non ho riconosciuto l'Inter, cioè è inutile star qua. Il secondo tempo non potevamo né pareggiare, a mio avviso, e sarebbe stato immeritato, e né vincere, perché il Milan proprio ha fatto una bellissima partita al secondo tempo. Per me i primi 15 minuti del Milan del primo tempo... Poi dopo è sparito il Milan, abbiamo pareggiato, abbiamo fatto delle belle cose anche noi nel primo tempo, ma non è stato un Inter che ho riconosciuto. Nel secondo tempo spariti noi, non è secondo me solo un discorso mentale di approccio, per dire, di supponenza, per dire, ah, ma questi li battiamo quando volete perché sei derby, chi se ne frega. Non è così, è proprio perché mentalmente non c'è. Io vedevo i ragazzi che affannati cercavano di rincorrere quelli del Milan quando ripartivano, in affanno, quando giravano la palla, che giravano in maniera, vi ricordate, non il primo Barcellona, ma il terzo Barcellona, che continuava a fare ti, e nessuno entrava, nessuno tirava. Ecco, mi ha ricordato quella roba lì, cioè che è inconsistente. Allora bisogna essere tranquilli a dire, ragazzi, quest'anno aspettiamoci delle prestazioni del genere, perché quando ci saranno grandi squadroni per la Champions, noi la volta dopo, cioè alla sabato, la domenica, quando ci sarà da giocare con il campionato, rischieremo di fare questi cali di tensione. Ti posso dire una cosa? Sì. Vai, Fabio. Una mancanza di Inzaghi, anche secondo me, è stata non cambiare modulo. Poteva passare un 4-4-2 magari, visto i quattro attaccanti del... Visto che comunque ripartiva in velocità e ha avuto tutto il tempo, ma lui non cambi, riparte. Lui c'ha questo qua. Però scusa, ha avuto il centrocampo, però, era un collaboratore. Però Fabio, posso dirti una cosa? Prima, io adesso sono stato zitto perché almeno se parliamo uno alla volta la gente capisce la casa. Però nella diatriba tra il Mastra e Lorenzo, io questa volta pendo per Lorenzo, perché lui ha detto una cosa giusta e la penso anch'io. Cioè, capisco anche il Mastra che dica ma 4 ci ha imbrigliato, però è la stessa cosa con giocatori nettamente più forti. L'ha fatta il City, abbiamo fatto un figurone. Ma io non so, ma tu sei convinto che l'ha fatta il City? Io non l'ho visto dalla televisione. Ma come no, ci pressavano altissimi. Ma la linea ci del Milan era 1 2 3 4. Io quando ho guardato Manchester City Inter non ho visto per un secondo la linea proprio così 1 2 3 4. Il City è un altro livello, va bene, su. Ma comunque guarda che adesso la cura, il dente, lo sfizio ce lo togliamo al prossimo derby, perché tanto Fonseca lo rigioca così, quindi vediamo. Dai. Se è un modulo che ci dà fastidio. Senti, o se è dopo, solo una questione, dopo il derby con lo vediamo. Scudetto in faccia, che è la seconda stella, sì, io sono tranquillo, posso anche firmate voi per va perdere bene. Un certo, derby dopo certo. Sei vinti, guarda, ragazzi, firmerebbero tutti, no? Quest'anno la possibilità che possano esserci molti derby c'è, perché comunque allora in Supercoppa potrebbe esserci in Coppa Italia potrebbero esserci due derby, quindi il derby di ritorno in campionato. Faccio un quesito per quelli a casa, quindi, che si lamentano che abbiamo perso il derby. Volete perdere un derby che non conta quasi niente a questi livelli, questo è quello che o un derby di meno, che conta, o un derby che ti dà la possibilità di qualificarti o di vincere una coppa? No. Dico una coppa per ricordare poco tempo fa quando abbiamo vinto la Supercoppa con loro. Lasciamo pensare qualche istante in pubblicità ai nostri telespettatori, poi ripartiamo tra poco.
il calendario dell'Inter, perché appunto ci sarà bisogno di fare turnover al di là chiaramente di sostituire Barella, perché il calendario dell'Inter adesso inizia ad essere folto, meglio torna alla Champions League, quindi dopo l'Udinese ci sarà lo Young Boys, una sfida agevole, però Stella Rossa poi lo Young Boys, sì. Quindi due partite in cui far bottino per mettere un tassello nella qualificazione. Assolutamente, bisogna sicuramente vincere queste due partite, perché sono le e tutte due. E due in casa, scusa, Lorenzo? No. Costa in casa? Sì, e l'altra vai fuori. L'altra in Svizzera. E sono due partite dove devi far bottino pieno, perché sappiamo benissimo quest'anno con la Super Champions League c'è la classifica generale, quindi con queste due squadre devi fare bottino pieno. Voglio tornare però sul discorso che faceva prima Fabio, del discorso tattico, su cui secondo lui Simone Inzaghi avrebbe potuto cambiare modulo. Non sono d'accordo e ti dico perché. Perché quando tu basi un'identità, un concetto di gioco sempre sul 3-5-2 e familiarizzi quel tipo di modulo, è normale che diventa un po' la tua bacchetta magica, cioè devi poter essere forte su questo modulo, e quindi diventa poi dopo, secondo me, peggio cambiare modulo, perché le grandi squadre, quando hanno un modulo, un'identità, non è che la cambiano in base a se ti vengono base all'avversario con due punte o se ti vengono ad attaccare con tre esterni. Non la cambi perché sai benissimo come poter uscire con i vari interpreti che ti vengono a pressare, piuttosto che con la linea bassa. Per quanto riguarda il turnover, e torno un po' sulla stretta attualità, quindi su Udine, ecco, ora, e la Stella Rossa. Ora ho il calendario che esatto. Non voleva aprirsi, ma eccolo qua. Adesso possiamo vedere in grafica appunto trasferta Udine, poi la Stella Rossa in casa, dove appunto fare bottino per iniziare un po' a muovere la classifica generale della Champions. Il Torino in casa prima della sosta, dopo la sosta la Roma, trasferta in Svizzera con lo Young Boys, e poi il derby d'Italia, quindi esatto. Un bel tosto, filotto di partite tosto. Con il, voglio tornare un po' sull'Udinese, avrai Barella che purtroppo non potrai utilizzare, e quindi chi giocherà? Mkhitaryan sicuramente, e secondo me giocherà Zielinski come interno di sinistra. Non ma Frattesi. Non abbiamo sempre detto che l'alter ego di Barella è Frattesi? Lo so, però Frattesi è un giocatore tanto offensivo che secondo me tiene, ragazzi, meno l'equilibrio gioca, rispetto a Zielinski. Sono d'accordo con te, però se non gioca adesso Frattesi, e nell'Inter di oggi non spumeggiante a livello fisico, secondo me è meglio avere un giocatore d'equilibrio piuttosto che di incursione. Secondo me poi dopo con Çalhanoğlu, Zielinski, Frattesi. Quindi lascia fuori Mkhitaryan. Chi dà la priorità secondo te, alla Stella Rossa o l'Udinese? Secondo me l'Udinese oggi Udinese. Che tu hai oggi sei indietro. Quindi, è vero, la classifica è corta sicuramente, è ancora molto corta. Adesso andiamo a riprenderla, sei appaiato al Milan, la Juve ha un punto in più. Mkhitaryan lo farei diventare l'uomo di lusso di Coppa e farei giocare Zielinski in campionato. Bisogna un po' cambiare questo paradigma che Mkhitaryan l'anno scorso ha tirato la carretta tutto l'anno e possa farlo anche quest'anno. L'abbiamo detto inizio anno, quindi lo devi scegliere, ma dove per te è preso più Zielinski fondamentale apposto, averlo. Hanno preso Zielinski apposta, però quindi Zielinski in campionato per te e Mkhitaryan in coppa, no, non lo so se guarda che però la provocazione del Mastra a me piace tantissimo, quella di far giocare Mkhitaryan in coppa e Zielinski in campionato. A me intriga, devo ti dire. Ti intriga, eh? Molto. T'ho intrigato, ma intrigato, eh? T'ho intrigato. No, devo dire verità. Diamoli tempo a Mkhitaryan, eh? Diamoli tempo a Mkhitaryan. No, ma sai che io adoro Mkhitaryan. Adesso in queste partite con Stella Rossa e Young Boys Zielinski, metterai Mkhitaryan e Zielinski, che mi sembra un certo. Po' più frizzantino. Certo. In campionato. Poi, ragazzi, non si può fare, l'Inter non può fare discorsi a chi dai la precedenza, a chi dai la priorità. Le priorità sono la partita successiva, l'Inter deve vincerle tutte, con la mia mentalità. Credo che ci sia la mentalità di Simone Inzaghi, cioè l'Inter deve affrontare ogni volta una squadra per vincere. Non può dire no, ma con questa faccio anche il pareggio, ma contento quello. No, devi giocare sempre per vincere. Però, e deve schierare la formazione tipo, che non è quella di schemi gerarchici ben precisi, ma deve essere a seconda della forma dei giocatori, si gioca, si descrive, si dipinge la formazione a seconda della forma dei giocatori, non a seconda di gerarchie così. E sulla base di quello che stai dicendo, allora Lautaro gioca contro l'Udinese? Però
L'assist di Di Marco l'ha fatto lui, la girata l'ha fatta lui. Certo. Poi abbiamo, cosa abbiamo da menzionare? Il tiro di Thuram che con i piedi l'ha preso Maignan, ma non abbiamo fatto niente. Lui ha fatto due cose su tre. Secondo me, quindi, secondo, nel poco ha fatto tanto. Secondo me andrebbe gestito un po' Lautaro, nel senso che io devo fare in partita titolare, però mentre fino adesso usciva solo se vincevamo 4-5-0 oppure gli ultimi 5 minuti, magari adesso puoi pensare, se vedi che comincia a essere un po' nel secondo tempo calante, a toglierlo al 70°, 65°, mettere e mettere un altro. Però io per il momento, anche proprio per fargli trovare la condizione, lo sa lui, comunque l'ha detto dopo partita, sa benissimo lui che lui è stato sta molto onesto, sto facendo fatica, ha detto. Quindi, anche perché lo vediamo dai numeri, anche sono abbastanza semplici da vedere. Oggi è un anno fa, 6 presenze un anno fa, 5 quest'anno, i minuti 511 a 339, ovviamente quello che si va a vedere per un attaccante è il tabellino, 6 gol lo scorso anno, 0 quest'anno, 2 assist l'anno scorso, 1 assist quest'anno. Ma infatti se guardi la classifica dell'Inter, 15 punti l'anno scorso, 8 punti quest'anno. Che anche fine, qui mi rigirerei la cosa, allora... Sei Lautaro dipendente, nonostante il fatto che Thuram le prime partite come alla fine... Come si fa non essere dipendenti da uno che ci fa 20 e passa ma gol? Ma la differenza la fanno gli attaccanti nel calcio. Sì, ma però ricordiamo una cosa. Più pagati. Ricordiamo una cosa, che Lautaro ha fatto la Coppa America, si è disastrato, è tornato prima... Cioè, un grandissimo professionista, però lui non deve pretendere così tanto da se stesso. Sta continuando una volta al mese. Poverino, andarci, continua a giocare, cioè ha fatto meno vacanze di tutti. Ma chiaramente è stato quello che ha avuto meno tempo di ripresa. Ma motivo per cui forse anche Taremi qualche minuto in più glielo puoi dare, ma finché è rifiata. Però ha tutte le giustificazioni del caso. Cioè, non cadiamo dal per dire, come non segna più Lautaro? Porca però, miseria. Ma se vogliamo, fra 15 giorni torna ancora. Ha fatto la Coppa America. Torna ancora fra 15 giorni. Secondo me, se vogliamo fare un po' un ragionamento a monte sul reparto offensivo, dove si parla non possiamo essere Lautaro dipendente, io la penso un po' come Anna, nel senso che quest'anno l'Inter a livello strategico di mercato ha provato a fare più cose che però non è riuscito a fare. Secondo me l'Inter nel reparto offensivo manca un giocatore che salti l'uomo, che possa essere determinante agli ultimi 30-40 metri, che poteva essere Gudmundsson, ma nel momento in cui tu non riesci a vendere Correa capisci che sei un po' limitato davanti devi per forza essere Lautaro dipendente. Ogni anche tanto quest'anno la Lazio Correa lo saltava l'uomo ai tempi. No, la Lazio ogni tanto come lo saltava come tipologia di calciatore, ormai si è un po' ingrigito. Diciamo anche il prestito è stato praticamente inutile perché non è mai andato in gol neanche in Francia, non è riuscito a fare neanche per esempio Sanchez andando in Francia ha avuto una seconda giovinezza e poi è ritornato gol, in Italia, la campionato e coppa 18 gol, poi l'anno dopo ci va Correa, fa 0 gol e 0 assist, pur essendo più giovane rispetto al cileno, alla fine lui non riesce proprio a tornare quello che era la Lazio, o almeno ad essere un po' più vicino ai suoi standard. Questo tema dell'attaccante, della classifica, cioè che la classifica si riflette anche un po' sulla prestazione e il rendimento dell'attaccante, secondo me la chiave di lettura più adeguata all'analisi che stiamo facendo oggi, nel senso che l'Inter e lo ripeto, l'anno scorso Lautaro Martinez e Thuram hanno overperformato, hanno tirato da soli la baracca. Quest'anno secondo me la società e i dirigenti dovevano aspettarsi che un minimo di calo ci poteva essere. Secondo me siamo stati deficitari lì dal punto di vista del mercato a non trovare gli innesti giusti. Da entrambi, anche Thuram, non è il Thuram. Sì, è iniziato Thuram in realtà bene le prime partite, poi anche lui fa fatica senza partner, un compagno d'attacco che sia in forma, chiaramente. Dialogava molto bene con Lautaro, comunque erano un attacco a due. Esatto, è difficile con Taremi, magari deve ancora trovare le dinamiche 70 partite all'anno. Beh, di sicuro Taremi non è quel tipo di giocatore che ti salta l'uomo, quel tipo di giocatore che, cioè, secondo me per assurdo Taremi è uno di quelli che è quasi meglio metterlo a partita in corso quando stai vincendo, che comunque ha palleggio, congela la palla. Non è quello che dici, mentre l'anno scorso questo giochino lo facevamo con Sanchez che delle volte pagava, delle volte no. Purtroppo però non sempre Sanchez in Champions League qualche gol qualcosa la fa,
assist in Champions League. Non è sicuramente Taremi, non è sicuramente sì. Arnautovic. Chiaramente, esatto, che... non abbiamo ancora nominato Arnautovic, che è lì, è lì. Un giocatore che 3 milioni e 8 di ingaggio. Ha una mano sulla coscienza, Arnautovic, te la vuoi mettere? Deve mettere la coscienza, ragazzi. Però il prossimo anno ci sono veramente tanti giocatori, tanti, che vanno in scadenza. Poi dopo non so se li vogliamo nominare. Sì, ma noi manca veramente la quarta punta, che come diceva Lorenzo, Gudmundsson sarebbe stato... Gudmundsson. A parte che sarebbe stata la terza, a mio avviso. Sì, anche secondo me. Ma, e allora provocazione. Sarebbe stata una grande provocazione. Provocazione. Dai, provocazione. Allora, Gudmundsson abbiamo detto che non è stato, forse anche per giustificare la società di questo non acquisto. Dovevano vendere. Ma a questo processo che dobbiamo vedere come va, come non va, vedremo. Ma alla fine... Sì. Abbiamo fatto bene a spendere sti 15 milioni che praticamente era per tutto Joseph il nostro Martinez. Budget di mercato per il portiere Martinez. Che non gioca mai e forse magari se ci pigliavamo un Gudmundsson forse l'era May, aggiungendoci qualcosina, perché con i soldi di Palacios che non giocherà mai fino a gennaio e di Martinez che non so quando giocherà in Coppa Italia, ti prendevi Gudmundsson. Provocazione, risposta. Beh, mica tanto provocazione. La risposta dopo la pubblicità, per forza, tassativo, dopo. Riparto da qualche messaggio che arriva da casa. Ma l'Inter come fa ad essere appagato dopo uno scudetto? La Juve ne ha vinti per 10 anni di fila, scrive Enzo. Vedo che con Inzaghi si sta tornando a 2 anni fa. Inzaghi è il top per l'Inter tagata Octri. Occhio, perché se si stufa e a fine anno poi avremo un grosso problema, perché più che gli Allegri è più probabile che prendano un Fonseca, scrive Andrea. Quindi è come dire, teniamoci buono. Sì, ma io non ho capito perché scrivono queste cose, perché noi non abbiamo mai detto che siamo appagati. No, io l'ho detto sul derby, ma non sulla... Sì, ma appagati, no. Io l'ho detto in funzione dei 6 derby vinti. Effettivamente, magari al di là della considerazione fatta anche qui in questi giorni, si è detto, non è che l'Inter, l'unico problema dell'Inter è avere la pancia piena ancora prima del derby. Ma sì, ma dopo sono i primi ipotesi. Passi falsi, ma anche quello contro il Monza, non è che l'Inter ha la pancia piena. Giustamente dicono, dopo uno scudetto c'è la pancia piena. Ultimamente, che ha vinto il campionato, gli ultimi anni, vedi Napoli, vedi Milan, non è che abbiano fatto delle grandi stagioni. Quindi era... Ma comunque, ragazzi, questa storia della pancia piena, secondo infatti, me, non è che uno ha la per pancia me non piena. Esiste. No, invece secondo me è una cosa inconscia. A me delle volte capita... Non sei in forma. No. No, però a me delle... Guarda, ti giuro, delle volte a me capita, nelle mie attività... Cioè, quali? Non lo so, però delle volte fai il quindi mese... Quindi hai un'attività, abbiamo capito. Sì, che sì, fai dei mesi che vanno da Dio, cioè dal punto di vista magari... Sì? Delle visualizzazioni economiche, poi ti adagi un attimo. A me capita delle volte, perché siamo umani. E non lo fai volutamente, è fisiologico, è inconscio, capito? È ragazzi inconscio. Bisogna sempre cercare di migliorarsi e non cadere negli errori, anzi gli errori dovrebbero farci non cadere ancora e reiterare i nostri errori, no? Anzi, Carl Jung diceva, molte persone reiterano. Chi diceva, scusa? Carl Jung filosofo, diceva che molti noi dobbiamo cercare di magari siamo troppo occupati per nascondere i nostri errori e quindi non miglioriamo e quindi li reiteriamo gli errori, no? Lui aveva questa concezione che è vera, che molti fanno finta di mettere i propri errori sotto il tappeto, se li nascondono, si mentono, no? Mentono a se stessi e poi reiterano gli errori. Anche delle in critiche caso Carl Jung, per questa cosa, ebbe anche delle critiche ma pesanti. Ma al di là poi del discorso filosofico che ha fatto Gianmarco, su cui che seguo in toto, l'Inter è appagata o no? Non abbiamo risposto, secondo me no. No. Sta soffrendo una condizione fisica, secondo me, dettata da europei, Coppa America, giocatori che sono arrivati stanchi, che magari avevano bisogno di riposarsi. Sta pagando l'inizio di stagione in questo senso e non ci vedo un sentimento di pancia piena. Ci vedo più un problema fisico, perché sono comunque molte contro il Milan, Luca. Però se ci pensi, sono anche nelle altre squadre, ci sono tanti giocatori che hanno fatto europei, ad esempio Vlahovic, sta giocando bene? No. Ma tu vedi una squadra che sta ammazzando il campionato? No.
Mi sembra evidente che quest'anno sarà un campionato differente rispetto a quello di Napoli nella Scudetto e quello dell'Inter lo scorso anno. Nessuna sembra avere questa forza di fare un filotto e creare una lunga distanza tra la prima e la seconda. Un campionato diverso, probabilmente anche più combattuto fino alle ultime giornate. Ma sì, ma poi ci sono forme fisiche. Adesso noi non possiamo entrare nello specifico della preparazione atletica, non possiamo entrare in questi meandri, però il concetto è che se tu hai una preparazione atletica ad un certo livello, per essere pronto per certe partite, magari in certi periodi fletti, no? Voglio dire, non siamo delle macchine. Il fattore mentale fa molto di più addirittura del fattore fisico. Io mi ricordo che c'era Messner quando diceva: in certi momenti tu sei preparato fisicamente, dobbiamo andare sul K2, sull'Everest e su quelle montagne, conta più la mente che ti dice fai un passo, poi ne fai un altro, perché il fisico potrebbe reggerti, ma la mente, se perdi la tua concentrazione, il fisico non esiste più. Quindi molto probabilmente spendere tanta energia mentale in Coppa dei Campioni, scusa, a me piace dire così, sì, però in Champion con grandi squadre, poi ti fa pagare questa flessione. Non è il discorso di appagamento, via dicendo, sono troppo professionisti i nostri giocatori per essere appagati. Appagati di che cosa? Io per esempio vorrei sempre vincere in tutto, cioè, loro, eh. Ma non, ma è chiaro, certo. Ma voglio dire, ma perché dobbiamo dire appagati di che? Appagati di però che? Però per assurdo piace il Milan con il Liverpool ha preso una bambola. Io ho guardato tutta la partita, il secondo tempo il Milan era allo stremo proprio psicologico, fisico e tutto, e poi invece il derby ha dato al Milan quelle energie evidentemente mentali che non è andato all'Arsenal, che non è riuscito a avere una pressione. Il giocatore del Milan, secondo me, dopo i famosi 6 derby persi, che sicuramente non era paragonabile a quella dell'Inter. Esatto, assolutamente. Certo. E da qui che il discorso Messner e chi era l'altro? No, l'altro è Carl Jung, che è un filosofo, sì, e Messner diceva un'altra cosa. Sono due. Però erano amici. No, ma sì, sono due concetti diversi. Poi comunque ho espresso, non è che sono la stessa cosa. Tornando al discorso di Luca, che ci ha fatto una domanda prima della pubblicità. La provocazione. La provocazione. Allora, ci siamo persi la provocazione. Valeva la pena col senno di poi spendere 15 milioni più 6 Palacio, che sono per Martinez e Palacios, che sono due prospetti interessanti, per non magari spenderli immediatamente per una punta che saltasse l'uomo, tipo Gudmundsson, ma se non Gudmundsson, chi per lui? Valeva la pena? A voi le risposte. Allora, questo quesito diventa interessante, fantastico, perché senza risposta, perché non abbiamo ancora visto né Palacio né Joses Martinez in campo. Quindi in questo momento vedi Gudmundsson che, vabbè, ha fatto la doppietta, ma su rigore, però sappiamo tutti chi il giocatore è. E questa non è una provocazione, secondo me, del grande Mastra, ma secondo me è un'analisi raffinata del Mastra. E quindi non hai risposta. E quindi non c'è risposta. Non c'è risposta a questa domanda. Non c'è risposta. Io vi dico la mia, alla mia provocazione, sì. Io avrei preso la punta. E chi? Però c'è solo comunque Gudmundsson, che ricordiamo... Probabilmente l'Inter non ha preso anche per altre ragioni. Però un dirigente un dirigente dell'Inter al mio avrei preso la punta, mi risponderebbe: sì, ma se non riesco a far uscire Correa, perché non va. Quella è la risposta, perché i dirigenti dell'Inter avrebbero voluto prendere una punta come Gudmundsson, ma non sono riusciti a vendere Arnautovic e Correa. E quindi il problema dei soldi, secondo me, spendi più soldi per il difensore piuttosto che il portiere, che il portiere serve, perché anche Sommer ormai è arrivato a... Ha fatto una grande partita col Milan, eh? Ma non discutiamo, due paratoni. Ma dobbiamo considerare anche lì la carta d'identità, cioè 35 anni Sommer, cioè, quindi portiere vero che dura un po' di più, vero che i portieri oggi anche possono... rinunciato insomma alla nazionale, quindi comunque avrà qualche partita in meno. È vero che i portieri stagione. Oggi possono arrivare fino a 40 anni a giocare, però non so se vi ricordate l'esordio Sommer,
fatto un bel disastrino contro il Genova. Sì, lui un paio di partite all'anno lo ha così, però quindi, anche Maignan in Champions con Liverpool, ma sì, l'ho sì, visto però Maignan, però uscire Maignan, a farfalle due volte. Benissimo, però Maignan secondo me toglie più le castagne dal fuoco, certo, rispetto a certo, Sommer, per quanto è impiegato certo, e nel certo, valore assoluto. Per me Maignan dire, è più forte di Sommer. Per dire che due o tre volte all'anno può capitare. Dai. Ma siamo d'accordo. Però la risposta, la provocazione di Luca non c'è, nel senso che tutti avrebbero voluto fare un altro attaccante, prendere un altro attaccante. Attaccante anche con qualità diverse rispetto a quelle di quelli che ha a disposizione Inzaghi, perché l'Inter poi alla fine è sempre nella graduatoria dei dribbling in Serie A, è sempre una delle ultime squadre, perché manca sempre chi salti l'uomo, quindi se non lo prendi in fascia lo dovresti prendere in attacco, teoricamente. Esatto, ed è secondo me il motivo per cui una squadra concepita come l'Inter a livello fisico deve poter star bene, perché va di collettivo, va a sopperire ad altre qualità che esatto, non ci sono. E se l'Inter non va a 200 all'ora, poi la palla gira meno, vengono trovati meno i centrocampisti, le punte, viene tutto meno. Però veramente è triste vedere comunque che certi giocatori, come ad esempio Correa, che qualche proposta l'hanno avuta, perché magari ovviamente se ogni anno floppi non è che ti può venire a cercare il Real Madrid, però non hanno neanche più la fame di dimostrare da un'altra parte il loro valore, perché sono attaccati anche all'ultimo anno di stipendio, cioè invece di prendere e lì tre però e ti mezzo, voglio dire un'altra cosa, potevi prendere che ne so e un voglio triennale ritornare, e voglio ritornare un po' su Correa è vero, rimane, ma ha ancora un minimo di fiducia da parte dell'allenatore secondo me. Sì, però perché è lui che l'ha voluto all'Inter, è lui che lo conosce, è lui che sa le caratteristiche, ed è soltanto lui che lo può ritrovare Correa, e con un lavoro magari anche psicologico. Non l'ha messo in Champions, non l'ha messo in lista Champions, ma non l'ha messo in lista Champions, ma certo, si rompe più facilmente di Correa. Non hai capito, non hai capito quello che voglio dire. Correa avresti potuto anche dire vai in prestito e ti paghiamo noi il cartellino e liberiamo il posto. Non è stato fatto così, perché secondo me Simone Inzaghi vuole provare a recuperarlo. In prestito lui non voleva andare perché le squadre che si proponevano non gli piacevano. L'Argentina, però se ogni trovava, anno fai un modo si trovava, dai. Non lo so Lorenzo, perché cioè lui ha detto di no a tutto. Lui è uno che ci crede ancora in se stesso e vuole comunque ancora una squadra. Quindi secondo voi Inzaghi non ci crede più Correa? Non ci credo, gli capiterà ogni tanto di metterlo, capiterà, poi bisogna che Non so se vi ricordate Gesù ci aiuti, e quando lo mette magari gli fa fare un gol e si riprende un po'. Tra l'altro Correa ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Alleluia. Quindi in realtà è l'ultima stagione, quindi anche non poteva Arnautovic. Doveva andare via o quasi a zero o con un piccolo indennizzo in prestito, tecnicamente non poteva andare. E se non fosse stato Correa? Se fosse stato un altro tipo di giocatore? Cioè se è inevitabile che Simone Inzaghi un minimo di voglia di lavorarci anche a livello psicologico, a livello anche di conoscenza, visto che ne conosce le caratteristiche, l'ha voluto fortemente lui, ci voglia provare. Se fosse stato un altro giocatore che non si chiamava Correa, con cui non aveva lavorato il mister, io non credo che perché ancora investito ancora perché l'ha preferito in Champions Arnautovic, cioè Correa. Ti ripeto, Arnautovic è uno che si rompe più facilmente di Correa. Provocazione. Vabbè, perché ci sono delle gerarchie, si sa chi è il primo, chi è il secondo, chi è il terzo. Sì, comunque chi è il quarto, tutti e due, né Arnautovic né Correa a me entusiasmano più. Sono abbastanza su questo arroccato, su questo pensiero, perché più volte hanno avuto delle occasioni per mettersi in mostra e più volte hanno sbagliato. Correa diciamo, lasciamo stare, ma Arnautovic anche lui ha sbagliato tanti gol, quindi non devi andare in pubblicità per caso? Non andare in pubblicità, ti vedo. Lo vedi dal mio sguardo? No, ti vedo, sguardo perché quando ti metti eretta col busto dico adesso sta lanciando la pubblicità. Perentoria, dovevo andare in pubblicità, ci sono tanti messaggi che arrivano da casa, quindi gli argomenti non mancano, però tra un attimo di pubblicità, tra poco. Messaggi che arrivano da casa. Fabio, ciao a tutti, non allarmiamoci per una partita persa male, ma dobbiamo soffrire per tre mesi per poi andare in forma da febbraio in avanti, speriamo di non perdere troppi punti dalla vetta perché quest'anno è lunga. Aslani è un giocatore da Inter secondo voi? Chiede Gianni, questo ovviamente ve lo pongo, leggo anche l'ultima domanda. Andrea ci chiede un pronostico sulle partite del weekend. Gianmarco Aslani, lo zio di Cristian, qua siamo di parte, abbiamo Gianmarco Aslani qua bisogna far rispondere a Gianmarco su Aslani. È da Inter,
risponde lo zio direttamente da Durazzo, Gianmarco Aslani, risponde a lei lo zio, no, prego. Allora, a me piace moltissimo Aslani perché è un grande professionista. Teniamo presente, ripeto, l'ho detto prima, comunque magari non era davanti al teleschermo, che secondo me la regia di una grande squadra come l'Inter è chiaro che deve averla in mano uno come Çalhanoğlu, che ha una certa età, una certa esperienza. Aslani è un po' ancora prematuro, acerbo per prendere in mano le redini, però può iniziare ad avere... Che cosa sta facendo? Si sta arrampicando un po', no, sta facendo vedere lo specchio. Allora, io, quindi no. Sono le mani di Piacentini. Le mani di Piacentini. Si sente. No, però è un ragazzo, è un gran professionista. Aslani è un po' timido, forse. Questa timidezza la porta un po' in campo. Io mi ricordo le parole di Andrea Zoli, che è un grandissimo allenatore, a mio avviso, che allenava l'Empoli, dove diceva che questo Aslani è un gran giocatore, perché è un professionista, è uno che ha i piedi molto buoni, c'ha visione di gioco, c'ha un bel tiro, c'ha un bellissimo lancio. Io non, vi ricordate però quando ha lanciato divagare, Di Marco? Già, ma no, è da Inter. A 22 anni, è diamo Inter. Di tempo. Ha preso Inter oggi? Te lo sto dicendo, oggi magari a 22 anni deve ancora maturare. Allora, ma Çalhanoğlu ha preso in mano il centrocampo dell'Inter a 27 e mezzo. Caro signor Gianmarco Aslani, gliela dico più grossa. Facciamo finta che io sono il signor Southampton. Va bene. Busso alla porta di casa sua, signor Gianmarco Aslani, sì. 25 milioni sul tavolo, me lo dai? Mi dica. E chi metto al posto, no, di Aslani? Questo è un problema suo, io sono il signor Southampton, le metto 25 milioni sul tavolo. Ti rispondo io, te li dà. No, secondo me invece ti rispondo, guarda, fammi vedere se c'è uno più forte di Aslani in giro e che con 25 milioni possa comprarlo, altrimenti non te lo do. Comincia a prendere. Almeno 25 milioni per Ma non si condannano così dei ragazzi a 22 anni. Si sta scherzando, però tra uno scherzo e l'altro delle volte si dice anche la verità. Oh, guardate un attimo i registi delle più grandi squadre, hanno tutti 27, 28, 29 anni. Fammi dire una cosa su Aslani, Giamma, perché qua nessuno lo sta condannando, ha davanti a sé probabilmente il centrocampista in quel ruolo più forte che c'è in circolazione, certo. Quindi è anche difficile d'accordo. Per lui emergere, anche perché si fa sempre un paragone, no? Su, certo. Ma c'è Çalhanoğlu, c'è Aslani, normale che tu ti vai a comparare col più forte del mondo forse in quel ruolo, e per forza di cose non puoi avere lo stesso rendimento. Però sono d'accordo con Gianmarco per quanto riguarda il talento, un giocatore di talento, un giocatore capace. L'Inter gli ha rinnovato il contratto anche da poco, gli ha prolungato il contratto, quindi fino al 2028. È un giocatore, la fiducia gli è stata rinnovata, diciamo. Che torniamo un po' sul discorso di prima, è un giocatore che potrebbe far il titolare in qualsiasi altra squadra, secondo me, perché è un giocatore forte. Chiaro che se lo compariamo a Çalhanoğlu in quel ruolo oggi. Quindi te per quei 25 milioni cosa fai? Non lo diamo. Io per quei 25 milioni aspettiamo questa stagione, vediamo se si consacra un po', bravo. E vediamo se prende, cioè se fa quel ruolo, non ti dico come Çalhanoğlu, ma oggi Aslani sono d'accordo con voi che è sotto di rendimento per quello che ci si aspetta, perché a Monza non fa una grande prestazione, è entrato contro il Milan. Più che, cioè, si limita sempre al compitino. Oggi io Giamma, da Aslani voglio vedere che entri con una personalità diversa. Ok, sono d'accordo con perché te. Perché è il terzo anno che fai quel ruolo, perché comunque conosci la squadra. Oh, ci allena tutti i giorni questo Çalhanoğlu. Ed è giusto che ci fai vedere qualcosa. Ci allena tutti i giorni l'allenatore. Quindi molta fiducia. Ma non è che Simone ci crede in Zaghi in Aslani. Ma certo, ma perché non l'avrebbe messo, sicuramente nel derby sicuro l'avrebbe messo, quindi penso che si senta la fiducia e devi dimostrare di stare in quel posto, in questa squadra. E come diceva Lorenzo, davanti al più forte Çalhanoğlu, uno dei più forti. Ma sono tre anni che ti alleni col più forte, quindi. Però il paragone, hai la fiducia dell'allenatore, però il paragone con Çalhanoğlu quando entri non è un ragazzo di 22 anni. Sbagli un passaggio, San Siro. Ma nessuno pretende che faccia come Çalhanoğlu. Sì, non è vero, Luca. Io mi accontenterei di meno. Scusate magari un attimo. Il concetto è diverso. Dopo tre anni. Non parliamo uno sopra l'altro, se no non si capisce niente. Allora, il concetto è diverso. Cioè, Çalhanoğlu è timido in campo, si vede. Çalhanoğlu.
No, scusate, Aslani, sto pensando a un'altra cosa. Aslani è timido in campo, no? Quando lui entra ed è uscito Çalhanoğlu, che è uno dei re del centrocampo in Europa, credo nel mondo, è chiaro che lui psicologicamente, in maniera così involontaria, subisce questo confronto e ha paura di sbagliare e quindi fa cose facili. Ma a mio avviso lui, con la tecnica che ha e soprattutto perché io l'ho visto giocare anche nella nazionale albanese, è forte, ce li ha i numeri, solo che deve essere un po' più spregiudicato. Io da fratello maggiore gli direi, caro Aslani, cerca un attimo di toglierti questa timidezza, di essere più spregiudicato, zio, di credere in più di te. Gianmarco sta parlando in questo momento. Dico, senza Çalhanoğlu, quindi all'Inter lo vedresti un altro Aslani? Senza Çalhanoğlu in squadra. Ma no, adesso non è pronto, ho appena detto che non è pronto. Però, sì, non è pronto. Però è da Inter, da aspettare, ma è da Inter. Il problema è che in questo momento il paragone è... cioè, è come se dici, c'ho una Golf e c'ho una Ferrari. La Ferrari... E la risposta corretta era, non ancora da Inter. Poi fallo diventare una BMW. Però, scusate, quando l'abbiamo preso, tutti ci aspettavamo che dopo 3 anni fosse pronto, a un livello quello, un po'. Il problema non è che non sia da Inter, il problema è che è il terzo anno che si allena con questo allenatore, in mezzo a Çalhanoğlu, con questo gruppo. Quindi al primo anno nessuno diceva niente, però siamo al terzo. Però ne ha 22 sempre. Mi fai leggere altri 3 messaggi, visto che proprio su Aslani Gianmarco ha scatenato un po' di reazioni da casa. Andiamo a leggere. Aslani va per i 23, Acerbo De Che, dai, su ti voglio bene, però non negare l'evidenza, va bene alla Fiorentina. Alessandro, Aslani non è pronto per niente per l'Inter, questo è un altro, invece uno che difende. Per quanto riguarda Aslani, facile criticarlo, però vediamo di inserirlo con Barella e Mkhitaryan al fianco, non solo farlo entrare quando la squadra è già in difficoltà, poi giudicheremo. Ecco, Duilio, io la penso come Duilio di Bergamo. Ma non ha detto una cavolata Duilio di Bergamo, però, però all'Inter, quando ci sono le occasioni, bisogna però prenderle. Però ti giro anche la considerazione, visto che dice, diciamo, all'estero giocano sempre quelli di 21-22 anni, se sono pronti sono forti. No, attenzione, Anna, però ti rispondo così, sì, giocano quelli 19 anni, anche 17, vedi, del Real Madrid che ha... ma non in regia, guardate chi c'è in regia nelle squadre più forti, guardate gli anni, è tutta gente con le palle quadrate, con grande caratura, lui si deve ancora forgiare. E a 22 anni, se vogliamo massacrare un ragazzo di 22 anni, accomodatevi, io non lo faccio. E beh, dite, non è da Inter. Come non è da Inter? Non sta massacrando nessuno. I piedi ce li ha da Inter. Stiamo dicendo che dopo 3 anni ci aspettavamo che fosse a uno step incisivo, certo, nel gioco. Sì, ma hai ragione, Master, per carità. Che lui prenda questa critica come un'esortazione a migliorarsi. Assolutamente. Io spero che lui ascolti le nostre parole e spero che domenica giochi alla grande dentro di sé, dopo aver visto Interconnection, possa dire alla faccia di Mastrangelo faccia che non di capisce Mastrangelo niente, ma magari. Io la prima tirata, il primo tiro che fa l'incrocio, comunque vi chiamo tutti, primo gol che fa. Vabbè, poi non gli viene richiesto chiaramente di essere decisivo, no, però il tiro necessariamente segnando. No, certo, però il tiro ce l'ha, c'ha un bel tiro, c'ha un bel lancio, c'ha un bel tocco di palla. Chiaro che se fa il timido a passare a fianco, a passare indietro, non vengono fuori le sue peculiarità. Cioè, se io sono una Ferrari... adesso voi dite non è la Ferrari, vabbè, facciamo una BMW. Se io sono una BMW e vado in terza, non metto quinta, sesta, settima, ottava, io, nel cambio automatico, io dico Giamma, da un albanese che parla toscano non mi aspetto che sia timido, perché non sono timidi né gli albanesi né i toscani, quindi siccome lui è un po' albanese, un po' toscano, mi aspetto che abbia le palle. Ma lui ce le ha le palle, lo dimostrerà. Bene, abbiamo capito che comunque è un bel argomento, bello divisivo, quello di Aslani scalda parecchio, infatti, perché c'è anche chi si chiede se il problema sia il fatto che forse non è proprio un regista. Questo è un altro messaggio che è arrivato. Io l'anno scorso l'ho proposta più di una volta, questa provocazione da casa. Questa è interessante. Io l'anno scorso più di una volta ho fatto questa provocazione e ho detto: ma se siamo qui a dire che forse per la regia non è pronto o non ha... Io mezz'ala lo proverei. Beh, anch'io.
Io mezz'ala lo anch'io proverei. Lo proverei, anche perché c'è una bella pappina. Io tirare, mezz'ala lo proverei. Può tirare da fuori aria. È una vita che dico, proviamolo da mezz'ala. E quindi siete d'accordo in un certo senso col messaggio di Alessandro che arriva da casa, appunto, che dice Lorenzo, all'Empoli faceva la mezz'ala, no. Quindi forse. Io lo proverei mezz'ala. Lori, ti vedo... senza parole. Io lo proverei, tu lo vedi come... No, io non lo vedo come mezz'ala. Non è velocissimo. Non lo vedo però... come mezz'ala perché non ha la gamba. Non per è fare, molto vero. Per fare dinamico, la mezz'ala, non, diciamo. È, non ha l'inserimento, non è il giocatore che magari va però anche si un può po'. Imparare. Come Çalhanoğlu ha cambiato tre ruoli nella a livello sua carriera. Fisico a contrastare. Non ce lo vedo. Ce lo vedo come. Ma non a caso gioca da 5 anni nello sì. stesso ruolo. Non è mai stato cambiato da nessun allenatore. Poi la provocazione ci sta. Çalhanoğlu giocava a mezz'ala, poi l'abbiamo messo in regia. Giocava a 26 anni, tu dicevi non l'ha mai fatto il regista, fallirà. E invece è diventato il più forte che esiste. Çalhanoğlu giocava mezz'ala ed è trequartista ed è andato mezz'ala. Da mezz'ala da regista, andato, però. Regista. Aslani ha sempre giocato da regista. Poi ha le caratteristiche, sì, ma di solito. Vai a scalare, non vai ad alzarti. Sì. Lui ci stupirà con effetti quindi, speciali. Vediamo se ci stupirà. Sicuramente è stato un argomento che ha creato molto dibattito anche da casa. Per noi l'ultimo break e torniamo tra poco. Sì, eccoci di nuovo insieme l'ultima parte di Interconnection. Era rimasta dopo la discussione Aslani un'altra domanda che era arrivata da casa, quindi un vostro pronostico sulle partite di questo weekend. Cioè con buttiamo lì Torino, i pronostici, no. Partiamo con l'Udinese. Udinese-Inter, vai, pronostico. Allora, pensate di vincere contro l'Udinese, partiamo. Vai, giro pronostico, vai. Veloce, una cosa un po' sì, senza sì, essere sì, lì sì, a ragionare due, troppo. Udinese-Inter. 2. 1-1. 1-1. Ah, però anche il risultato, bisogna dire. Non lo so. Vabbè, io dico. Ah, vabbè. Dei risultati, vai. No, io avevo fatto... Vabbè, 1-1. Vai. Come volete. 1-2. 2-0. 0-2 o 2-0? 0-2, 2-0 per noi. Okay. Sì, l'Inter. Già, ma manchi tu. Cacchio, sofferta, io ho detto 1-1, ho detto io. Partita sofferta. Ha detto 1-1? Io ho detto 1-1. No, secondo me invece vinciamo noi... Però Luca, tu 2-1 per noi, cioè quindi il risultato è 1-2. Tu vi ricordate avevi detto, bravo. Vi ricordate io nella chat nostra di Interconnection? Sì, appunto, basta. Nel pomeriggio pre Manchester City Inter, dissi ragazzi: oggi attenzione. Col Manchester City non perdiamo, nonostante tutti ci dessero. Hai detto non perdiamo e non vinciamo. E, al derby non vinciamo. Già capito tutto. No, questo è vero. Nella chat l'ha detto, sono testimone. Io invece vi voglio dire: è vero che l'ha detto. Allora adesso di i tuoi pronostici poi ai telespettatori che andranno tutti a giocare i tuoi pronostici le conseguenze dopo esatto. Io vi voglio dire ragazzi che vinciamo e si sblocca l'Autaro Martino quindi ma... ottimismo in generale a parte Luca che ha detto che vede un pareggio non so se è manievantismo o cosa prima ecco bandito dai pronostici bandito da tutto se volete dico che vinciamo sempre allora non stiamo a fare i pronostici uno non dice quello che pensa e allora per far contenti voi e il popolo dico volte se, meglio, 0-3 3-0 volte meglio non dobbiamo vincere facile, dobbiamo vincere facile, punto facile, e basta ma la variante tattica qual è questa settimana esatto l'hai pensato vai dici dici Jose Martinez centravanti vai 5 minuti ci penso. Vabbè, ah, guarda minuti. Che fra un po' ne finisce ne ha una ma la deve mettere insieme allora il Milan invece andando sull'anticipo perché hanno chiesto i pronostici delle anche big, del Milan? Delle big no, beh, quindi Milan, Milan con Lecce contro vince, Lecce il Milan e Genoa Juve Milan vince con Lecce beh ma è Milan-Lecce quindi se fosse stato Lecce-Milan sai leccesi sono forti per in casa il però Milan-Lecce Milan ha la pancia piena secondo me ma è pancia piena dopo un derby oh. Dopo, se, secondo me le gare pancia piena pareggio X no il Milan se gioca poi come ha giocato nel secondo tempo con noi vince sicuro. Le gare fondamentali mi dispiace per il Lecce perché mi sono simpatici ma leccesi aspetta, però aspetta il punto davanti alla difesa del Lecce quindi le gare fondamentali per Fonseca secondo me poi saranno in Champions in Leverkusen il Leverkusen e in campionato poi dopo la Fiorentina lì si vedrà se con l'Inter è stato una cosa episodica o se veramente il Milan si è ripreso sì però scusate dico una cosa poi c'è la Juve Mastra, perché abbiamo 3 minuti dici, sì. Quindi Mastra dice pareggiamo con l'Udinese ma dopo una sconfitta che abbiamo avuto è sempre fastidiosa nel derby è inutile
nascondere. Ma io non dico quello che vorrei. Non puoi dico pareggiare. Che... Ho capito, ma io non dico quello che vorrei. Ma la tua influenza, io dico di Murphy. Che... Io dico quello che penso. Ma Murphy, devi, allora, devi, ragazzi, devi buttare le positività. Cambio il pronostico, 0-3 per l'Inter. Perfetto, così è contento. Così va bene così. Va bene così. Non lo so. Ma ti rendi conto cosa sei costretto? Non lo so, veramente, sono costretto a dire. Sei vicino a Piacentini. Ma è incredibile, veramente. Incredibile, incredibile. Ultima allora invece per quanto riguarda Motta, dopo questi 3-0-0 consecutivi in campionato si sbloccherà anche l'attacco bianconero? Speriamo di no, però può era essere. Per dire, a fine di questo turno la classifica sarà la stessa, potremmo rigirarla gioca così. Gioca col Genoa, vero? Sì, a Maras. Non è in un buon momento il Genoa, ha perso col Venezia, poi ha perso il derby ieri con la Samp, non è che sia in un gran bel momento, eh? Vabbè, ma secondo detto, me vince la Juve, dire, dai. Che siano fatti loro, a me non è piaciuto, cioè io credo che Thiago Motta sia un bravissimo allenatore, molto bravo, molto creativo, però non è che mi piaccia molto. Da quando i tifosi dell'Inter l'hanno salutato a Bologna e in casa a San Siro, lui non ha neanche rivolto un saluto neanche con la mano. Per me basta, chiuso il discorso. Io sarò così, ma chi va contro l'Inter non apprezza. Per noi era un eroe del triplette, Thiago Motta. Sei tifosi, quindi ti fanno il tuo nome che arrivi direttamente... e ti salutano. Non vedi l'ora che sia il derby d'Italia, intuisco un po' da questo. Certo, ovvio. Dente avvelenato. Non è che ce l'ho avvelenato con lui. Non manca così tanto. Ma io ho una non considerazione di Thiago Motta dopo che non ha risposto per ben due volte ai tifosi dell'Inter. Bastava che facesse così, alzasse la mano, punto. Era un nostro eroe, rimaneva un nostro eroe, vai a allenare la Juve, nessuno ti dice niente. Però il fatto che non risponda neanche ai suoi ex tifosi che l'hanno come sempre come ha fatto supportato. Conte col Napoli domenica, che ha fatto un mezzo giro di campo salutando i tifosi anche della Juventus. Però ha pur fatto. Sì, l'ha fatto. Allora, però perché non poteva stare una mano Conte con noi. Esatto. Non è proprio la stessa storia Motta con noi. Lorenzo, non è la stessa non è storia, molto paragonabile, però la vicenda Conte, rapporto con la Juve, ma come non è paragonabile? Ha vinto con noi la Champions League, ha vinto il triplete, Thiago Motta è un eroe, ragazzi. 13 anni di Juventus. Posso parlare? Non è paragonabile, secondo me, perché Conte ha avuto una storia con la Juve diversa rispetto a quella che ha avuto Thiago Motta. Thiago Motta è vero, ha vinto il triplete, ma non è lo Zanetti non è lo Zanetti di turno del periodo di turno, non è il pilastro. E quindi non deve salutare i tifosi. Ma lo fa ieri con la Roma, lo fa morire. Cioè, lo fanno tutti, lo fanno. Però vedete che diventa abbiamo difficile fatto un esempio, a dai. Non sovrapporsi se non fate finire il discorso. Esatto. Diventa difficile, abbiamo caro Giamma. 30 secondi. Se uno mi dice che non può salutare gli interisti, mi girano le balle. Questo, ho detto questo. No, non te. Se lui non... Io ho detto che non sono paragonabili la storia di Thiago Motta all'Inter con la storia di Conte alla Juve. Questo ho detto. Ci poi tutti devono salutare i tifosi. Beh, è un eroe del triplete, ragazzi, l'abbiamo sempre inneggiato, c'era anche il canto di Thiago Motta, gliel'hanno fatto, poteva benissimo dire ciao, punto. A proposito di saluti, io sono i saluti, quindi ringrazio e saluto Fabio Valenti. Ciao a tutti. Gianmarco Piacentini. Ciao a tutti. Luca Mastrangelo. Arrivederci. Lorenzo Macri. Ciao a tutti. Poi la settimana prossima torna Alfio Musmarra con l'Inter. No, ma veramente? No. Buona continuazione. Ciao.